Iniziamo subito con una interrogazione del collega De Vincenzi rivolta all'assessore Barberini. Disturbo del neurosviluppo, intendimenti della giunta regionale circa la possibilità di stipulare convenzioni con strutture private specialistiche per effettuare diagnosi precoci e tardive, realizzare percorsi terapeutici ed offrire sostegno socio-psicologico alle famiglie di persone con disturbi del neurosviluppo. Prego i colleghi di rispettare i tempi e do la parola al consigliere Sergio De Vincenzi. Buon lavoro. Grazie Presidente, buongiorno Assessore. Ma il tema della salute, del rispetto dell'articolo 32 della Costituzione è sempre presente nei nostri question time e nelle nostre attività. Diciamo che su questo tema, in particolare dei disturbi del neurosviluppo, abbiamo all'esame in commissione il disegno di legge 1941, ma anche attraverso questa norma abbiamo messo in evidenza la necessità che la Regione, la nostra Regione, riconosca e strutturi degli interventi in maniera coordinata e attenta per soddisfare quelli che sono appunto i bisogni dell'età evolutiva, ma anche in età più avanzata. Ricordo che nella nostra Regione, rispetto a questi disturbi del neurosviluppo, sono coinvolte circa 10.000 persone con coinvolgimento delle relative famiglie. Come l'assessore ha ben presente, una omessa diagnosi, ma anche il ritardo nella diagnosi stessa, determina sicuramente un rinvio di tutte le questioni legate ai disturbi del neurosviluppo, aumentando anche in prospettiva quella che è la spesa degli interventi successivi, anche dal punto di vista dell'impegno della spesa per il sociale. Di fronte all'evidenza, ma anche alla carenza dei servizi che sono collegati, è necessario cercare di dare una risposta importante alle famiglie, ricordando anche che questi disturbi hanno bisogno di trattamenti multidisciplinari, soprattutto per quanto possibile precoci, ma anche in età adolescenziale si può intervenire in maniera rilevante. Abbiamo anche la necessità, da questo punto di vista, di ridurre la mobilità passiva verso strutture pubbliche fuori regione, come poi abbiamo avuto modo di sentire anche nelle audizioni, e soprattutto veramente di garantire una risposta adeguata alle singole esigenze. Di fronte alla carenza dei servizi, per cercare di tamponare in attesa di una migliore strutturazione, ma anche il reclutamento di personale all'altezza, volevamo sapere se la Giunta ha preso in considerazione, se ritiene di stipulare in tempi rapidi convenzioni con centri privati sia per la diagnosi che per il trattamento, e quello anche di fornire sostegno socio-psicologico ed economico alle famiglie anche in relazione a eventuali sussidi tecnologici. Grazie. Prego, Assessore Barberini. Sì, la questione che viene posta va inquadrata all'interno del decreto legislativo 502 del 92, che prevede appunto che compete alle regioni definire nell'ambito di applicazione degli accordi contrattuali, individuando i soggetti interessati con specifico riferimento ad alcuni aspetti, l'individuazione delle responsabilità riservate alla regione e quelle che invece vanno attribuite alle aziende sanitarie locali, gli indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate, la determinazione del piano di attività relative alle alte specialità e alla rete dei servizi. Sulla base di quello, lo stesso decreto legislativo all'articolo 2 definisce ciò che deve fare la Regione e ciò che invece deve essere attribuito alla competenza delle aziende sanitarie.
a cui spetta, a cui compete la, all'interno del quadro delineato dalla Regione, la, il convenzionamento, la stipula dei contratti con le strutture private accreditate, individuando gli obiettivi di salute, il volume massimo delle prestazioni che le strutture presenti all'interno del territorio della ASL possono erogare e i, i requisiti del servizio a rendere, con particolare riguardo ad accessibilità e appropriatezza clinica e organizzativa, anche per rispondere ai temi dei tempi di attesa. La Giunta regionale, con atto del 20 dicembre 2018, ha definito per il triennio, e la prima volta che l'ha fatto, normalmente linee indirizzo alle aziende sanitarie venivano attribuite solo per un anno, questa volta abbiamo deciso, per garantire e rendere più efficace la programmazione degli interventi, le linee guida, gli indirizzi e i criteri per la definizione degli accordi tra ogni singola azienda ASL e strutture pubbliche, nonché per la stipula dei contratti tra le, tra le stesse ASL e strutture private. Sulla base di questo provvedimento la Giunta regionale ha disposto di dare mandato ai direttori generali della ASL, nel cui territorio insistono le strutture private convenzionate, a stipulare i relativi contratti. Va comunque anche considerato che non può esserci una elasticità indefinita, indipendentemente dal sistema, dalle risorse finanziarie disponibili, per ciò che attiene la stipula dei contratti con strutture private convenzionate. Questo perché? Perché dal 2012, e precisamente con il decreto legge 95, è stato istituito un limite di spesa, che è tuttora vigente, per quanto riguarda il tetto delle spese con strutture private convenzionate. Un tetto di spesa che è corrispondente, è parametrato in base alle spese effettivamente sostenute da ogni regione nel 2011, addirittura ridotto del 2% a partire dal 2014. Nella sostanza, quello che per le strutture private convenzionate avevamo speso nel 2011, ridotto del 2%, costituisce oggi un limite invalicabile del servizio sanitario regionale per stipulare alcuni accordi. E noi, come Regione, nel 2011 e quindi ancora oggi, abbiamo una spesa di sanitaria per, con strutture private convenzionate, che è tra le più basse d'Italia, anche in termini sia in valore assoluto sia in termini percentuali, perché su un valore di 1.650.000.000 di spesa risorse del servizio sanitario regionale, abbiamo solo 40 milioni circa di spesa convenzionata. Detto questo, tra l'altro rappresento però su questa questione che il nuovo piano sanitario regionale, in fase di elaborazione, pone particolari obiettivi ed azioni da perseguire nel triennio di vigenza del piano stesso: la riorganizzazione dei servizi, il neurosviluppo, che debbono essere presenti in tutti i distretti e in rete tra loro, anche collegati in ambito aziendale; la definizione di protocolli operativi per l'integrazione dei servizi, il neurosviluppo, con gli altri servizi territoriali e con le strutture ospedaliere; la definizione di protocolli operativi per la presa in carico nel passaggio dei servizi tra il neurosviluppo e l'età adulta; la creazione di almeno un centro regionale per le acuzie psichiatriche riservate ai minorenni in ogni realtà aziendale, e il potenziamento dei centri regionali, sia quello relativo all'autismo sia quello relativo al DHD. Grazie. Io ringrazio l'assessore. Siamo contenti di sentire che nel nuovo piano regionale per la sanità sono previsti i servizi che ha rammentato, ma ci corre anche l'obbligo di ricordare che, in attesa che vada a regime tutto il sistema, ricordando anche quanto la Regione spende in convenzioni con strutture private, di porre un occhio di riguardo su questo tema che abbiamo portato all'attenzione, perché sostanzialmente poi questo si ricollega anche a tutta la gestione delle liste d'attesa di fatto. Allora, da questo punto di vista assolutamente apprendiamo con interesse quanto ha riportato l'assessore. Invitiamo però anche l'assessore a fare presente
alle ASL competenti di dare una, diciamo, una prevalenza o comunque un'attenzione particolare. Ricordo soltanto che una diagnosi in struttura privata comporta una spesa di 500-600 euro, quindi senza parlare del trattamento. Allora, o noi interveniamo in maniera cogente e abbastanza rapida in attesa di arrivare al sistema, oppure tutti i problemi ce li ritroveremo a valle, perché poi come lei ben sa, Assessore, avremo un aumento della una riduzione della scolarizzazione per tanti temi, abbiamo problemi nelle scuole, abbiamo problemi anche oggettivi per le famiglie stesse. Quindi da questo punto di vista invitiamo veramente ad avere un'attenzione particolare per le famiglie, soprattutto quelle meno abbienti, che non si possono permettere il privato tout court. Grazie. Grazie, andiamo avanti e passiamo all'oggetto numero 153. A presentare l'interrogazione il vicepresidente Mancini, stabilizzazione di due dirigenti avvocati presso l'azienda USL Umbria 1. Prego, vicepresidente Mancini. Grazie Presidente, buongiorno colleghi. Un'interrogazione molto tecnica, quindi vale la pena soffermarsi in alcuni punti di questo cospicuo documento che vuole dare chiarezza e vuole pretendere chiarezza, perché la questione non è ben definita a quanto posso comprendere io. Ricordato che il decreto legislativo numero 75 del 2017, parlo della riforma Madia, ha disposto all'articolo 20, comma 1 e 2, che nel triennio 2018-2020 l'amministrazione pubblica, al fine di superare il precariato, possono assumere a tempo indeterminato personale in possesso di specifici requisiti. Ricordato che il successo comma 10 del medesimo articolo 20 precisa, virgolette, che per il personale medico, tecnico professionale in infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui l'articolo 1, comma 543 della legge 28 dicembre 2015, numero 208, la cui efficacia è prorogata appunto fino al 31 dicembre 2018 per l'iniezione delle procedure concorsuali straordinarie al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1,542 della legge 28 dicembre 2015 numero 208. Questo per, in questa prima fase, Assessore, per dare un po' le linee temporali di cui in pratica chiedo chiarezza. Continuo, per il suddetto personale, in quanto personale direttamente adibito allo svolgimento dell'attività che rispondono all'esigenza prescritta dalla norma, di assicurare la continuità nell'erogazione di servizi sanitari. È consentito il ricorso anche alle procedure di cui all'articolo 20 e per il personale tecnico, professionale ed infermieristico il requisito del periodo di 3 anni di lavoro negli ultimi 8 previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera C e comma 2, lettera B, può essere conseguito anche presso diverse amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Arrivo poi alla parte quasi finale. E cito ancora, visto altresì il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 21 marzo 2018, formulato in risposta alla richiesta di chiarimenti della Regione Sicilia sulla possibilità di estendere le procedure di stabilizzazione alla dirigenza professionale e tecnica, e su questo punto continuo in grassetto, il personale dirigenziale e non stabilizzabile è il personale direttamente adibito allo svolgimento delle attività che rispondono all'esigenza prescritta dalla norma di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari. A parere di chi scrive, è evidente che il personale dirigenziale direttamente adibito allo svolgimento delle predette attività non può che essere il solo personale nel ruolo sanitario. Quindi sulla base di queste considerazioni è ricordato che appartengono al ruolo dirigenziale sanitario profili quali farmacista, il biologo, lo psicologo, eccetera, interroga
la giunta regionale per sapere se la sterilizzazione dei due avvocati effettuata dall'azienda sanitaria 1 con delibera del direttore generale 1279 del 3 ottobre 2018 è avvenuta nel rispetto della normativa di riferimento richiamata in narrativa. Grazie, prego Assessore. Sì, la norma a cui fa riferimento l'interrogante è il decreto legislativo 75 del 2017, noto anche come decreto Madia, che ha dettato norme speciali in materia di lavoro pubblico finalizzate al superamento e al raggiungimento di determinati obiettivi, il superamento del precariato, la riduzione del ricorso a contratti a termine, la valorizzazione delle professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impegnato all'interno delle strutture dei servizi sanitari regionali. La norma che da lei citata puntualmente è quella, almeno nella prima parte della interrogazione, il riferimento che viene applicato dal servizio, dai servizi sanitari regionali è il successivo comma 11, che nella sostanza dice che si applicano al personale dirigenziale e non i riferimenti appunto dal comma 10 da lei citato. Di fatto questo comma 11 fa espresso riferimento al personale dirigenziale e non, che ha definito appunto il perimetro, che definisce il perimetro dell'efficacia normativa, con esclusivo riferimento al personale medico, al tecnico professionale ed infermieristico. Il dirigente avvocato a cui lei fa riferimento sono collocati senza dubbio all'interno della nella norma di legge nel ruolo professionale e nel tecnico nel ruolo professionale, quindi nelle figure tecnico professionale a cui si applica la normativa. Tale impostazione è normativamente confermata anche dallo stesso contratto collettivo nazionale della dirigenza specifico per il quadriennio 98-2001. Alla luce di questo, e quindi dal fatto anche che ci sono i requisiti normativi che permettono l'applicazione della legge Madia a queste figure, a questo percorso di stabilizzazione, nello specifico i due professionisti stabilizzati dalla ASL numero 1, riportando testualmente quello che dichiara la direzione generale della ASL e quindi a conferma della legittimità dell'operato in questo contesto normativo delineato, risultano i dipendenti in servizio anche per un solo giorno nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione successivamente alla data del 28 agosto 2015 col contratto di lavoro a tempo determinato di tipo subordinato con la nostra ASL numero 1. Erano stati reclutati a tempo determinato nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione attingendo ad una graduatoria riferita ad una procedura concorsuale ordinaria per esami e titoli. Avevano maturato al 31 dicembre 2017 alle dipendenze della ASL Umbria 1 oltre i 3 anni di servizio previsti dalla legge Madia. Quindi a tutti gli effetti sussistevano tutte le condizioni affinché si potesse in qualche modo procedere al percorso di stabilizzazione, un percorso di stabilizzazione che la Regione Umbria su questo tema ha fatto tra le prime regioni d'Italia, sottoscrivendo un accordo con le organizzazioni sindacali già nel febbraio del 2018, protocollo attuato dalle nostre 4 aziende, le 2 ospedaliere e le 2 territoriali, che ha portato già prima dell'estate del 2018 alla stabilizzazione e al superamento del precariato per oltre 500 persone all'interno del Servizio Sanitario Regionale, raggiungendo quegli obiettivi che vanno verso il superamento del precariato, ad una stabilizzazione del lavoro e a un riconoscimento da soggetti che lavoravano all'interno del sistema e che erano stati sottoposti, avevano anche svolto procedure concorsuali, anche più di una, nel corso della loro attività lavorativa. Assessore, veloce con la replica, vicepresidente, perché abbiamo allungato veramente i tempi. Ma allora, io intanto quando si parla di stabilizzazione sono ben felice, ne abbiamo così tanto bisogno di posti di lavoro, figuriamoci se poi se ne crea qualcuno dovessi protestare. Però, Assessore, io rimango ancora chiaramente totalmente insoddisfatto perché appunto, come ho accennato nella fase
illustrativa di questo documento. Io voglio ricordare il documento approvato in conferenza delle regioni con le province autonome del 15 febbraio 2018, lo voglio anche leggere testualmente. Sono quindi destinatari delle procedure straordinarie di reclutamento di cui ai comma 1 e 2, oltre al personale del comparto, il personale medico e del personale dirigenziale tecnico professionale. Andiamo a vedere cosa vuol dire tecnico professionale. È sempre riportato lì in questo documento. In merito all'individuazione del personale tecnico professionale, compreso quello dirigenziale, la circolare precisa, come sopra riportato, che tale è quello direttamente adibito allo svolgimento delle attività che rispondono all'esigenza prescritta dalla norma di assicurare la continuità nell'erogazione di servizi sanitari. Gli avvocati, mi sembra chiaro, assessore, che non corrispondono a tale mansione. Ne consegue che al di là dell'espressione atecnica riutilizzata dal legislatore, il personale dirigenziale destinatario delle procedure di stabilizzazione è solo quello nel ruolo sanitario. Quindi a me questa questione non convince, quindi chiaramente farò in modo che ci sia l'audizione in commissione del responsabile delle risorse umane, a cui magari illustrerà a tutta la commissione il contratto e tutte le procedure che ancora, ripeto, per la sua illustrazione mi lasciano totalmente insoddisfatto. Grazie.